Mi chiamo Evelina Muscarello, sono un'assistente sociale. Mi è sempre piaciuto scrivere e da 4 anni avevo già il mio libro nel cassetto su una pendrive chiuso. Non avevo il coraggio di proporlo a nessun editore. Poi a gennaio ho visto un video su Facebook, ho deciso di lanciarmi in questa avventura. Sono stata un po' titubante, ci ho pensato, a un certo punto avevo deciso di non fare nulla, però poi ho trovato il coraggio, anche perché sto facendo un lavoro su me stessa di cambiamento personale e quindi mi sono decisa e ho parlato con lo staff di Giacomo Bruno. Mi sono affidata a loro e mi sono trovata molto bene perché non ho grandi esperienze, cioè so scrivere ma non ho esperienza di pubblicazione. Mi hanno dato un supporto non solo sul come scrivere, perché Giacomo Bruno ha uno stile editoriale originale e io ho adattato il mio romanzo allo stile editoriale di Giacomo Bruno. E mi hanno aiutata in tutte quelle che potevano essere le problematiche, dall'impaginazione, mi hanno dato tanti consigli molto, molto utili su come promuoverlo, cosa fare, insomma consigli molto utili. Dopo la pubblicazione in poche ore è diventato bestseller, con molta felicità per me. Chiaramente. Sono partita col desiderio di pubblicare questo romanzo e il mio obiettivo è quello di scriverne un altro, di cui già ho l'idea, è tutto nella mia mente per il momento. E devo soltanto iniziare di nuovo il percorso che ho fatto con questo primo romanzo e devo scriverlo. Spero di impiegare meno tempo perché ormai ho capito come fare per velocizzare la scrittura e quindi spero di realizzarlo in breve tempo. E poi sto riflettendo di cambiare anche lavoro, cioè, o perlomeno sfruttare le mie competenze di assistente sociale, quindi studi sociologici che ho fatto, per aiutare le persone che hanno dei problemi. E sto valutando questa possibilità. Consiglierei i corsi di Alfio Bardolla e Giacomo Bruno per aiutare a migliorare le proprie competenze professionali, dato che il mondo ormai è cambiato e non basta semplicemente avere una professione, bisogna saperne sempre di più.